Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Sono live qui dal Social Media XL a Milano e sul palco della zona dedicata ai social media, dove io stesso sono intervenuto ieri e che sto moderando durante questa giornata, salirà tra poco un ospite di tutto riguardo. L'ho rubato al palco per portarlo a voi, alle vostre orecchie, perché è un esperto di influencer marketing. Sto parlando di Vincenzo Cosenza e quindi direi di buttarci subito in una bella chiacchierata con Vincenzo per scoprire cos'è e come funziona l'influencer marketing. Carissimo Vincenzo, ben trovato. Ciao Giulio, ben trovato. Allora, cominciamo da te e da chi magari non ti conosce. Chi sei e cosa fai nella vita? Bah, al momento io mi occupo di marketing per Basul, che è un'azienda che si occupa di influencer marketing. Poi nel mio privato ho un blog abbastanza noto per gli appassionati di marketing e di social media, che si chiama vincos.it, che tengo in vita ormai da tanti anni, quindi un po' un percorso basato molto sulla comprensione dei social media e di come questi influenzano le aziende e le persone e come le aziende possano utilizzarli come leva di comunicazione. Direi che è un blog storico, se non lo conoscete andate subito nelle note dell'episodio dove metterò il link al tuo blog, perché ormai quanti anni sono che lo porti avanti? Penso una quindicina. Ecco, quindi una quindicina d'anni. E di particolare, rispetto a tanto fuffa information che c'è in giro, il blog di Vincenzo è proprio data driven. Quello che mi ha colpito la prima volta che sono capitato sul suo blog, anzi in realtà ancora non ero un lettore e già ti avevo visto parlare a una conferenza, io forse ancora facevo l'università, e quello che mi ha colpito è che questo qua molto tranquillamente ti spara tutti i dati e ti permette di ricostruire nella tua testa le risposte senza bisogno di imbeccarti o di darti da guru l'informazione e la visione. Questo approccio data driven a me particolarmente mi emoziona e quindi direi di ascoltarlo sicuramente. Vincos.com it. Benissimo, allora Vincenzo, se dovessimo spiegare in maniera molto tranquilla a chi l'ha sentito nominare sto influencer marketing ma non ha capito bene che cos'è e come funziona, che cosa gli diremmo? Beh, una nuova leva di marketing in pratica consiste nel fare comunicazione attraverso degli intermediari, che sono appunto personaggi riconosciuti in rete che hanno un loro grado di influenza, hanno un loro pubblico, diciamo così. Questo nella consapevolezza che oggi le aziende non riescono più a raggiungere specifici pubblici che sono ormai impermeabili ai messaggi tradizionali, ai messaggi che provengono dai media classici, tradizionali e di massa. Figure nuove come appunto quelli che chiamiamo influencer o creator riescono invece a guadagnare la fiducia di un pubblico anche piccolo, proprio perché si impongono per la loro simpatia, la loro competenza. Ecco, questi possono essere il trade union tra azienda e nuovi consumatori. Questo scenario ha due cuori, secondo me, molto interessanti. Uno, come dicevi tu, è partire da un dato di fatto: gli old media hanno perso credibilità, anni e anni di pubblicità, di marchette, di ti devo infilare il prodotto, la televendita del materasso pure durante l'evento che non c'entra niente, di marketing interruttivo, hanno fatto perdere appiglio, grip, attrito sui messaggi promozionali, per cui di fatto gli old media sono diventati, per quanto abbiano una reach molto ampia, cioè tutti lo vedono, pure mia nonna riesce a vedere la televisione e il brand che si promuove sulla televisione, di fatto tutte le pubblicità sono uguali, tutte le promozioni si assomigliano e io non mi sento più influenzato personalmente da quello che viene proposto. L'altro lato, però, molto interessante che tiri fuori, è quello di utilizzare un intermediario che ci porta a una struttura, a un'architettura della strategia comunicativa. Quindi io come brand posso dire: voglio andare dall'azienda alle persone, quindi sparare un milione di frecce, oppure posso sparare una freccia, conquistare una persona e quella persona ne conquisterà altre, le persone che gli stanno intorno. Sì.
Esattamente così, oppure dare l'arco a quella persona perché sia lui, che lo sa maneggiare meglio di te, a colpire quel suo pubblico. Ecco, infatti volevo domandarti proprio questo. L'influencer marketing più efficace è quello che colpisce con la freccia l'influencer, cioè che lo conquista veramente, per cui l'influencer è veramente un tuo fan, prima un fan del tuo brand, dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi, prima di coinvolgerlo e ingaggiarlo professionalmente per raccontarli? Oppure è meglio dargli l'arco, cioè dirgli: guarda, tu magari non lo conosci proprio sto prodotto, però devi dire queste cose, scegli tu come dirle al tuo pubblico. Ma se l'azienda già ti conquista per i suoi prodotti, per il suo modo di fare, quello è marketing, quindi tu hai il microfono Rode perché Rode probabilmente ti ha convinto della bontà dei suoi prodotti e lo fa con le sue strategie classiche di marketing. Laddove invece utilizza te con la tua credibilità per raggiungere il tuo pubblico, lì è un modo per fare influencer marketing, quindi rientri in un'altra leva di marketing più specifica. Quindi anche laddove la persona, l'influencer, riceve un ingaggio ufficiale, per te non ha importanza che sia personalmente coinvolta, cioè che sia affezionata del prodotto. È un plus, ma non fondamentale. È un plus che sicuramente verrà fuori nel momento in cui comunica questa sua passione, ma non è essenziale. Oggi diciamo che si parla molto di creator più che di influencer, proprio per individuare la capacità di persone particolari che non si limitano a rilanciare un messaggio che è già stato costruito dall'azienda, ma lo plasmano secondo il loro stile di comunicazione e quindi in questo modo lo fanno passare meglio, lo rendono più efficace di fatto. Mamma, da grande voglio fare l'influencer. Ecco, questa mi porta al cercare di capire, ma sti influencer, ma chi sono, dove sono e come si individuano? Domanda ampia. Sono di vari tipi, quindi abbiamo sicuramente quelli sotto l'occhio dei mass media, che sono le grandi ormai celebrità del mondo dello spettacolo, quindi nome per tutti, la Chiara Ferragni del caso. Però il bello di questa attività è che appunto chiunque può essere un influencer, basta avere un pubblico che ti ascolta con attenzione. E quindi gli influencer sono ormai una moltitudine, ecco perché in questo caso la tecnologia può essere molto utile per arrivare ad individuare quelli più adatti. Come me li cataloghi questi influencer, in base alla dimensione del pubblico? Beh, quello è uno delle metriche di fatto. In Basul abbiamo studiato proprio un tool ad hoc che si chiama Basul Discovery, che prende in considerazione non solo il numero dei follower, ma anche la capacità di engagement, quindi di interazione, il numero di visualizzazioni se parliamo di video, ma non solo, anche la qualità dei contenuti, la tipologia di contenuti, gli argomenti di cui parla, quindi una serie di informazioni, tra cui anche l'audience, perché io magari non voglio ingaggiare Giulio Gaudiano, ma voglio ingaggiare un audience di 13-18 anni appassionato di telefonini. A quel punto a me l'influencer interessa poco, interessa individuare gli influencer che riescono ad avere quel pubblico lì. E questo tool è a disposizione anche delle persone o è solo interno dell'azienda? No, questo tool è nato come tool interno dell'azienda e adesso abbiamo deciso di metterlo a disposizione delle aziende che appunto vogliono mettere le mani dentro un po' l'influencer marketing in maniera un po' più scientifica. Ovviamente la tecnologia, come tutti i motori di ricerca, anche questo lo è, la tecnologia arriva fino a un certo punto, ti permette di scremare da una quantità ormai innumerevole di personaggi. Quindi io come podcaster, se volessi dire ma vorrei fare delle campagne di influencer marketing, fammi andare a vedere chi sono gli influencer su YouTube che parlano di utilizzare il digital, di business, potrei andare su questo Basul Discovery? Potresti. E che cosa farlo. Cercherei? Cercherei il tema? Potresti cercare il tema, potresti cercare anche l'interesse dell'audience, audience interessata al podcasting. Okay. E di conseguenza avresti una lista di influencer che influenzano quell'audience. E anche segmentarle in base all'età?
In base all'età anche, certo. E a posizionamenti geografici? Sì, località, okay. Genere, età, assolutamente. Beh, scusami, ma mi stai dicendo praticamente che abbiamo tutti accesso a un bazooka. Che cosa ci guadagnate voi a mettere questo tool così potente a disposizione delle persone? Beh, perché come ti dicevo, spesso la tecnologia arriva fino a un certo punto, ti fa un lavoro di scrematura iniziale, anziché perdere ore e ore su Google cercando parole chiave per tirar fuori dell'influencer, questo tool già sistematizza una serie di informazioni. Dopodiché però hai la necessità di avere delle persone all'interno dell'azienda che seguono tutto il flusso dell'influencer marketing, okay. Che non è banale, nel senso che parte dalla scoperta, ma poi prosegue con l'ingaggio, prosegue con la scrittura di un brief, la gestione dell'influencer, l'accompagnamento alla creazione di un contenuto, fino al pagamento finale, a una reportistica finale e così via. Quindi è un flusso abbastanza ormai complesso. Quindi a voi strategicamente permette anche di individuare in maniera totalmente organica, naturale, aziende che possono essere potenzialmente interessate a fare influencer marketing e a lavorare con voi. Anche. E dall'altra parte mi hai descritto quali sono gli step, ma ti chiedo di rimarcarli un secondo, sì. Gli step operativi in una strategia di influencer marketing. Quindi la prima cosa che faccio qual è? È definire un messaggio o andare a cercare gli influencer da coinvolgere? Ma diciamo oggi la cosa che funziona di più è considerare l'influencer marketing in maniera strategica e non tattica come in passato. Quindi l'influencer marketing è una leva di marketing che è figlia di un piano di comunicazione, quindi di obiettivi ben chiari che l'azienda dovrebbe avere. A quel punto questa è una leva, quindi hai già cosa vorresti comunicare, a chi vorresti comunicarlo. Si tratta di individuare i soggetti e capire spesso con loro qual è il migliore messaggio da confezionare. Questa cosa ovviamente può essere gestita in maniera molto semplice in azienda quando si tratta di individuare e gestire 2-3 influencer. Quando ne devi gestire 50 e poi devi gestire 50 flussi di, certo, pagamento, hai bisogno di un workflow, quantomeno, quindi di una tecnologia che ti assista durante tutte queste fasi, e magari di un'agenzia di supporto che faccia per te questo lavoro. Benissimo. Rispetto alle indicazioni da dare all'influencer, la tua esperienza è che è meglio dargli più indicazioni possibili, quindi un brief dove gli dici devi dire questa frase, devi mostrare il prodotto, oppure dire guarda, io voglio comunicare questo brand con questi valori, come farlo? Fallo tu liberamente. Sì, questa seconda strada è la più efficace, soprattutto quando hai influencer di un certo livello professionale, perché questo è un altro trend attuale, si stanno professionalizzando sempre di più. Quindi dare poche indicazioni, dare quelle essenziali sul messaggio e sull'obiettivo dell'azienda e poi lasciare un po' allo stile e al loro modo di comunicare. Come si misura il prezzo e anche l'efficacia di una strategia di influencer marketing? In base alle visualizzazioni, in base alle azioni compiute dal pubblico, per esempio l'acquisto di un prodotto, in base al numero di contenuti sponsorizzati? Tu sei uno youtuber, ti pago un tot a video, come lo misurate? Sì, dipende molto da qual è, diciamo, l'obiettivo di quell'influencer. Cioè se l'influencer ha per te l'obiettivo di awareness, lo misuri in un certo modo. Se ha un obiettivo di conversion, ovviamente lo devi misurare in un altro. Quindi vai da una misurazione che può essere relativa a numero di interazioni o visualizzazioni a seconda di cosa stiamo parlando, di un video o di altro, fino ad arrivare proprio a tracciare i link attraverso i quali lui ti crea la call to action e quindi ti manda verso un e-commerce, per esempio. Siamo arrivati alla fine di questo nostro episodio live dall'SMXL a Milano. Ora io ritorno sul palco per moderare Vincenzo e gli altri speaker che si alterneranno qui nella traccia dedicata ai social media, e quindi ringrazio tutti i produttori di Strategia Digitale, il nostro fonico Costanza Mineo, la coautrice Irene Truant e radiospeaker.it come sempre per il sound design. Ragazzi, alla prossima! Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.